Le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale si applicano alle pubbliche amministrazioni, tra cui le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e associazioni ed è quindi direttamente applicabile agli enti locali. Il codice prevede che le regioni e gli enti locali digitalizzino la loro azione amministrativa e implementino l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese. Il nuovo CAD prevede l'utilizzo delle tecnologie informatiche come parte integrante dell'azione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di utilizzare le nuove tecnologie per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Le iniziative e gli strumenti previsti dal codice necessitano di un forte impegno strutturale dal punto di vista organizzativo, tecnologico ed economico, difficilmente sostenibile dagli enti minori. Il codice infatti demanda alle regioni la promozione sul territorio di azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali. Le cosiddette forme associate degli enti locali, quali unioni di comuni, comunità montane, consorzi, convenzioni plurifunzionali tra comuni, costituiscono uno strumento fondamentale per consentire anche agli enti più piccoli l'implementazione e l'applicazione del codice. L'attuale quadro normativo incentiva l'uso di forme associate. In ambito nazionale la normativa impone l'esercizio associato di funzioni e servizi locali, mentre in Piemonte la regione incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali dei piccoli comuni. Attraverso il supporto delle unioni di comuni possono essere intraprese numerose iniziative per l'implementazione del codice dell'amministrazione digitale negli enti minori. Un esempio concerne gli aspetti organizzativi e gestionali interni all'ente. Facciamo riferimento alla dematerializzazione degli atti formali dell'ente, quali ad esempio le deliberazioni di giunta e di consiglio e le determinazioni dirigenziali. In questo caso, la smaterializzazione riguarda l'intero procedimento, che avviene interamente in forma elettronica e su base informatica, e tutta l'attività interna all'ente che dalla formazione della proposta del provvedimento giunge alla sua approvazione ed emanazione. Per far ciò è necessario utilizzare apposite piattaforme informatiche in cui agli strumenti di sottoscrizione elettronica e trasmissione dei documenti si affiancano processi di identificazione informatica e sistemi di registrazione degli accessi e delle attività compiute dai funzionari attraverso il tracciamento e la memorizzazione dei log di sistema conservati in conformità alle disposizioni vigenti. La dematerializzazione di tali procedimenti deve quindi essere affiancata dalla gestione del fascicolo del procedimento in forma elettronica. Il nuovo CAD impone agli enti l'adozione di piani di continuità operativa e di disaster recovery dei sistemi informatici, grazie ai quali le pubbliche amministrazioni assicurano la continuità delle attività indispensabili all'ente anche in caso di eventi catastrofici imprevisti. È evidente che la complessità tecnologica, organizzativa e giuridica di tali strumenti impone agli enti dotati di limitate risorse di affrontarne l'implementazione in forma associata, anche tramite gli appositi enti strumentali. Viene qui proposto un breve elenco di siti utili direttamente cliccabili dal vostro device.